capo anziano Kanai era il migliore fra noi. Avrebbe potuto essere il prossimo re immortale. Nessuno era giunto tanto vicino a riunificare le tribù dopo Borusk. Ma Kanai, col suo spirito indomabile, sarebbe potuto essere l'unico in grado di riuscirci. Benché forte come tre guerrieri, la sua vera forza risiedeva nella compassione. Cosa significa affrontare dei veri guerrieri. Ma quando Kanai è caduto, lo spirito delle nostre indomite schiere si è raggenato. È stato quello il momento che ha segnato la nostra disfatta. Poi il nostro. Posso ancora farlo. Thank you.
energia non basta. Ti prego, liberatemi da questa miserabile gabbia! Aspettate! Non vorrete lasciarmi qui! Ecco come... sentito parlare di anziano Kanai. Oh, che sciocco! Ma certo che ne avete sentito parlare. Era la grande speranza per il... La presenza della vostra terra è quello che deve essere sepolto sul barco. Condannato i vostri amici e magari... spinti da neri umori a Cremonino. Ho bisogno di furia. Impossibile.
sarebbe più furbo. Esistessero ancora altri figli di Vulcatos a questo. Credo che un ringraziamento sia dovuto, visto che vi abbiamo appena salvato. A chi se ne sorprende che dei barbari si facciano battere così facilmente da dei comuni? Facilmente? Ci stavamo curando le ferite che avevamo subito ammazzando cannibali quando quelle bestie decerebrate ci sono. Siete guadagnati la mia protezione per qualche tempo. Bando alle ciance, i nemici del nostro popolo. Storici e filosofi, Brass, Lisra, Jeram, Baltek. L'umiltà mi impedisce di commentare tali opinioni. Tesoro. Ben, l'ultimo dei nostri veggenti profetizzava che l'oscurità sarebbe passata presto, ma si sbagliava. Il monte Arret è esploso e ha portato con sé le nostre anime. Quel giorno molti del nostro già sparuto popolo hanno ceduto alla follia. O peggio, essi sono gli immondi. Thank you.
ci hanno logorato. Siamo rimasti in pochi, ma ci siamo fatti valere, uccidendo tutti i mangiatori di uomini, tranne i più feroci. E pensare che un tempo erano nostri simili, finché l'ultimo di essi sarà ancora in vita, quest'onta peserà su tutti noi. Di fuori. Sto portando troppa roba. Torno in città. Thank you.
sabbia non basta. Non può fermarmi. Non posso. Non intendo farlo. Thank you.
veniva impiegato dai miei confratelli Oradrim in molti dei loro rituali più complessi. Quando il suo potenziale divenne evidente, quegli stupidi iniziarono a temerlo. Decisero di nasconderlo persino a me e crearono un manufatto meno potente, il cubo oradrico, che utilizzarono per diversi anni. Temmo Kanae sul trono dopo la sua morte, come tributo alla sua grandezza. Chissà cosa sarebbe successo se fosse sopravvissuto. Ma non ha senso chiederselo. Gli ho tenuto al sicuro a Sescheron, ma ora devo tornare a